Oggi voglio parlarti della velocità e dell'importanza di questo fattore all'interno dell'attività di un investitore immobiliare. Un paio di giorni fa mi ha contattato un agente immobiliare con il quale collaboro ormai da diversi anni. So benissimo che quando mi chiama lui c'è sempre qualcosa di molto interessante. A questo proposito ho annullato l'appuntamento al quale stavo andando per recarmi immediatamente a vedere l'immobile che mi aveva proposto. Appena arrivato sul posto mi sono reso conto immediatamente che l'immobile era decisamente interessante non soltanto per la posizione ma anche per le caratteristiche del palazzo. Tieni presente che poco prima che arrivassi io, altri due investitori avevano già visto l'immobile. Dopo aver dato un'occhiata, sono sceso insieme all'agente immobiliare e abbiamo formulato immediatamente la proposta d'acquisto. In questo modo mi sono accaparrato questa operazione. I due investitori immobiliari che hanno visto l'immobile prima di me non sono stati così tempestivi proprio perché avevano bisogno di conoscere nello specifico i prezzi di mercato della zona e soprattutto avevano bisogno di portare un'impresa per definire quali sarebbero stati i costi dell'intervento. Come ti ho detto all'inizio di questo video, la velocità è un'abilità decisamente fondamentale per ogni investitore immobiliare. Se vuoi allenare la tua velocità, ti consiglio di seguire questi tre suggerimenti. Il primo è determinare una microzona all'interno della quale dovrai conoscere perfettamente tutti i prezzi di mercato, quindi dovrai dedicarti a verificare tutti gli immobili che ci sono in quella zona e conoscere perfettamente tutti i prezzi nel dettaglio. Il secondo è sviluppare un ottimo rapporto di collaborazione con i migliori agenti immobiliari di quella zona, quindi vagli a trovare spesso, cerca di instaurare un rapporto collaborativo molto importante. In questo modo ti segnaleranno tempestivamente quando acquisiscono un immobile che potrebbe essere adatto a sviluppare un'operazione di trading immobiliare. Il terzo è riuscire a stabilire quali sono i costi della ristrutturazione prima ancora di farti fare il preventivo dall'impresa. Per sviluppare questa capacità è necessario frequentare molti impresari e farsi descrivere esattamente quanto costa fare un immobile con determinate caratteristiche all'interno. Fondamentalmente la storia è un pochino questa. Se vuoi essere veloce nelle tue operazioni di trading, dovrai essere stato lento prima nell'acquisire tutte le competenze necessarie che ti permettono di essere più rapido nel momento della formulazione della tua offerta. Come sempre, spero che le informazioni che ho condiviso con te possano esserti in qualche modo utili nella tua attività di investitore immobiliare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!